L'8 marzo è una festa che tutti considerano essere legata ad un avvenimento storico, cioè una strage, un eccidio, una violenza subita dalle donne in una città, alcuni dicono New York, altri dicono Chicago, in una data che varia a seconda delle varie definizioni. Questo è un fatto che non è mai avvenuto, è un falso storico, però l'ONU l'ha formalizzato nel 77, è diventata la festa delle donne, le maestre lo facevano scrivere sui quaderni dei bambini quando erano alle elementari. La fake news è un qualche cosa sulla quale si costruisce un modo di pensare, ma considera soltanto un enorme falso determinato dalla traduzione del testo aramaico della Bibbia, dove Adam, che vuol dire l'umanità, è stato tradotto come Adamo, con tutto quello che ha comportato, la distinzione fra il maschile e il femminile, il concetto di peccato al femminile. È un argomento che riguarda tutti quanti, in quanto ne siamo tutti bene o male, indirettamente o inconsapevolmente coinvolti. Viviamo nel web e vediamo con i nostri occhi che cosa ciò comporta. Perciò parlarne secondo noi è molto importante, e parlarne con contenuti, diciamo, un pochino più sostanziosi e non futili da, come li chiamiamo noi, leoni da tastiera. Preferiamo essere un pochino più anche vis-à-vis. Ecco. Caffè Filosofico è un'idea che nasce proprio per riuscire a togliere dalla filosofia questa aurea di materia impossibile e soprattutto noiosa, cosa che assolutamente non è. E diciamo che vogliamo far capire che non è noioso tutto ciò che pensa, anzi il contrario. È un'iniziativa che cerca di portare dei temi di attualità nei caffè, come questa sera. Infatti siamo proprio in un caffè a consumare un aperitivo. Normalmente si parla di fake news in una chiave estremamente contemporanea, sembra che siano un'invenzione dell'oggi, non è assolutamente così. Noi vorremmo riuscire a dimostrare che invece questo è il prodotto di un modello, di un contesto, di un connettivo culturale che le genera e le rende la normalità, perché non ci si accorge di vivere normalmente in una realtà del genere. Quello che noi vorremmo fare è stimolare provocatoriamente una riflessione libera nei nostri interlocutori, che riflettono su quello che è la fake news deliberata, voluta da parte di qualche mediocre politico che la immette in rete, o di qualche ragazzino o di qualche buon tempone, come spesso accade, e quello che invece è una fake news di natura diversa. Sono una giovane filosofa, abbraccio la Pop Sofia, che è una bellissima corrente contemporanea nella quale mi rispecchio molto, anche perché si tratta proprio di riuscire a integrarsi nei caffè con la gente di tutti i giorni, temi di attualità, ma riuscendo a parlare con filosofia, appunto. Nella nostra locandina abbiamo messo un numero che, visto da una parte, sembra il 6 e dall'altro un 9. Che numero è? Non esiste una verità ontologica, esiste quello che il mio amico Federico, nonché Nietzsche, chiamava la prospettiva con la quale si guarda la realtà. Questo è lo spunto che vorremmo suggerire.